una bruttissima strada, è una notte di sventura, quella in cui l'uomo vede la verità. Credi che i potenti lascerebbero mai andare libero un uomo che conosce la verità? Forse in merito a stelle infinitamente lontane. Pensi che il Papa ascolta la tua ragione quando affermi che mi sbaglia? Quando hai detto che credevi nell'efficacia delle prove, ho sentito puzzo di carne bruciata. Io amo la scienza, ma amo ancora più te, amico mio. Copernico, nel suo De Evolutionis Historia Celestium, ha ragione, e io ho ragione come lui. Andrò avanti. Senti qua, sto scrivendo a Monsignor Pietrolini per difendere le tesi copernicane. Direi, parermi, che nella natura si ritrovi una substanza spiritosissima, tenuissima e velocissima, la quale, difendendosi dall'universo, penetra per tutto senza contrasto, riscalda, vivifica e rende feconde tutte le viventi creature. Di questo spirito pare che il senso stesso ci dimostri il corpo del sole esserne ricetto principalissimo, dal quale, espandendosi un'immensa luce per l'universo, accompagnata da tale spirito, calorifico e penetrante per tutti i corpi vegetabili, li rende vivibili e fecondi. Senti questa invece, sto scrivendo alla duchessa di Lorena che la chiesa si occupi di...